Carissimi bambini, siamo nella Settimana Santa e in questi giorni, prima dell'arrivo della Pasqua, noi cristiani riviviamo gli ultimi momenti della vita di Gesù. Ora vediamo insieme cosa accadde. Tutto iniziò con l'arrivo di Gesù a Gerusalemme insieme ai suoi amici. Gesù salì su un asinello e mentre arrivava, i bambini e tutte le persone lo salutarono agitando rami di ulivo e di palma perché erano felici di vederlo. Poi stesero a terra i loro mantelli formando un tappeto colorato per Gesù. Ai capi religiosi però questo non piacque. Erano molto gelosi per la festa che il popolo aveva fatto a Gesù al suo arrivo e cominciarono a pensare che dovevano ucciderlo. Qualche giorno dopo, Gesù e i suoi amici cenarono insieme per festeggiare la Pasqua ebraica. Gesù disse loro: «Uno di voi mi tradirà». Ognuno di loro, stupito, replicò: «Non sono io, Signore». Anche Giuda disse: «Non sono io, Signore». Ma Gesù gli rispose: «Tu sai che è così, vai e fallo presto». Così Giuda se ne andò. Giuda, infatti, si era messo d'accordo con quelli che odiavano Gesù e volevano arrestarlo. Per 30 denari li avrebbe aiutati a catturarlo. Durante la cena, Gesù prese il pane e ringraziò Dio. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Ricordatevi di me quando ne mangerete. Questo è il mio corpo dato per voi». Poi Gesù prese il calice del vino, ringraziò Dio e disse: «Bevete tutti da questa coppa. Questo è il mio sangue versato per il perdono dei peccati». Quando finirono di mangiare, Gesù e i suoi amici si incamminarono verso un giardino dove c'erano tanti alberi di ulivo per pregare. Mentre camminavano, Gesù disse: «Stanotte voi mi abbandonerete». «Io no», disse Pietro. «Io non ti lascerò mai». Gesù sospirò: «Pietro, prima che il gallo canti per salutare il giorno, tu dirai per 3 volte che non mi conosci». «Morirei con te piuttosto che fare così», disse Pietro. Quando arrivarono in quel giardino, Gesù chiese ai suoi discepoli di pregare con lui, ma loro erano stanchi e si addormentarono. Gesù pregò da solo il Padre. Mentre Gesù pregava, da lontano brillò una luce. Si sentirono delle grida e tutti si svegliarono. Una folla inferocita, mandata dai capi religiosi, si stava avvicinando. Giuda baciò Gesù per mostrare quale uomo dovevano arrestare. «Io sono quello che state cercando», disse Gesù. Quando lo disse, loro indietreggiarono e caddero a terra. Poi presero Gesù e lo portarono ai capi religiosi. Molti dei discepoli di Gesù scapparono, ma Pietro lo seguiva. Aspettò nel cortile per vedere cosa sarebbe accaduto. «Tu eri con Gesù?» chiese qualcuno. Spaventato, Pietro disse: «No, no!» Altre 2 persone dissero la stessa cosa. «Vi sbagliate!» disse Pietro. «Io nemmeno lo conosco a Gesù». Così facendo, egli disse per 3 volte di non conoscerlo. Subito dopo,
udì il canto del gallo e pianse amaramente, perché si ricordò che Gesù glielo aveva detto. I capi religiosi dissero al governatore Pilato che Gesù era pericoloso e voleva diventare il re. Pilato chiese a Gesù: "È vero?" "Io sono re", rispose Gesù, "ma non di questo mondo." Allora Pilato disse: "Gesù è innocente, non c'è nessuna ragione per ucciderlo. Lo lascerò libero." La folla invece gridò: "Uccidilo, uccidilo." Pilato decise di non insistere e ordinò ai soldati di frustare Gesù. Poi misero sulla sua testa una corona di spine e lo costrinsero a portare sulle spalle una croce di legno. E lo condussero sopra una collina. Lì, su quella collina, i soldati romani inchiodarono Gesù sulla croce, mani e piedi. Dopo la sollevarono in alto. Gesù era lì sopra, appeso tra due criminali. Verso mezzogiorno il cielo si oscurò. Gli amici di Gesù erano tristi e piansero. I capi religiosi e i soldati, invece, risero e dissero a Gesù: "Tu hai salvato tante persone, perché non salvi te stesso?" Gesù disse: "Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno." Quando giunse il momento di morire, Gesù chiuse gli occhi e disse: "Tutto è compiuto." Aveva infatti completato quello che era venuto a fare. Uno dei suoi seguaci, un uomo di nome Giuseppe, mise il corpo di Gesù in una tomba vuota scavata nella roccia. Fece rotolare un'enorme pietra davanti alla porta per chiuderla. Un lungo e triste venerdì era passato. La domenica mattina alcune donne andarono a mettere sul corpo di Gesù degli aromi per imbalsamarlo. Sapevano che una grossa pietra copriva l'ingresso della tomba e si domandavano come avrebbero potuto spostarla. Quando arrivarono, videro che la pietra era stata spostata. Lì davanti c'era un angelo che disse loro: "Gesù non è qui, è risorto. Ditelo ai suoi amici." Allora le donne lo dissero ai discepoli. Pietro e Giovanni corsero alla tomba per vedere con i loro stessi occhi. Trovarono solo il lenzuolo in cui Gesù era stato avvolto. Allora tornarono a casa confusi. Più tardi, a casa, i discepoli stavano parlando di ciò che era accaduto, quando Gesù apparve loro entrando attraverso il muro. Essi si spaventarono molto perché pensavano che fosse un fantasma. "Non temete", disse Gesù. "Guardate le mie mani e i miei piedi, sono io. Toccatemi, coraggio." "Non potreste toccare un fantasma. Anzi, datemi qualcosa da mangiare, sono veramente affamato e i fantasmi non mangiano." Quindi mangiò un po' di pesce. Poi disse loro: "State tranquilli, amici miei. Dovevo soffrire, morire e poi risorgere dalla morte, per dare la possibilità agli uomini di salvarsi. Ora raccontate al mondo quello che avete visto. Fate che ognuno sappia che i propri peccati possono essere perdonati se si rivolgono a Dio. Questo è possibile per quello che io ho compiuto."
Avete visto, bambini? Gesù è morto sulla croce, ma non è rimasto nella tomba, è risorto. Gesù, come sappiamo, aveva fatto molti miracoli guarendo molte persone. Anche lui poteva scendere dalla croce e salvarsi. Poteva farlo, ma non l'ha fatto. Pensate un po', è rimasto lì fino a morire. E sapete perché? Perché ci ama tanto, talmente tanto, fino a sacrificarsi per noi. Ecco perché la Pasqua è la festa più importante per noi cristiani, perché festeggiamo la risurrezione di Gesù. Questa Pasqua, però, sarà un po' diversa dalle altre, perché festeggeremo senza i nonni, gli zii, i cuginetti, gli amici. Ma non dobbiamo essere tristi. Pasqua è la festa delle feste e il suo messaggio porta tanta pace e serenità nei cuori, non tristezza. Gesù ci regala la pace e noi dobbiamo coltivarla e donarla agli altri, come lui ha fatto con noi. Quindi coraggio, bambini, preparatevi a far festa il giorno di Pasqua, regalando sorrisi, abbracci e bacini a chi vi sta vicino, dicendo: evviva, Gesù è risorto! Ora vi lascio con l'augurio che questa Santa Pasqua porti a voi e alle vostre famiglie gioia, pace, serenità e tanta speranza nel dire con fiducia: tutto andrà bene. Un forte abbraccio, la vostra maestra Anna Maria.